Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Con questo video vorrei cominciare una mini rubrica in cui durante la settimana, il martedì o il mercoledì, invece che i soliti unboxing, magari vi porto degli altri video, un pochettino più di contenuto, in cui vi do qualche consiglio, qualche suggerimento per quella che è la mia esperienza su svariati argomenti che possono essere legati magari un pochettino più all'informatica, che è il mio lavoro principale. In questo video in particolare parleremo delle tariffe degli operatori telefonici, tariffe che io vi consiglio nel mese di settembre 2019. Cominciamo questo video che potremmo chiamare i consigli di Fish, che sarei io, Fulvio Fish, per chi non mi conosce, vi lascio qui il mio profilo Instagram su cui vi metto comunque sempre delle novità, consigli, news del mondo tech. Se non mi seguite ancora, mi raccomando, seguitemi. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi video e mettere un bel like se il video vi è piaciuto o vi è interessato, che vi ricordo per voi è gratuito, per me è molto molto importante. Oggi parliamo quindi di tariffe telefoniche e delle tariffe telefoniche più interessanti che ci sono questo mese, ancora in vigore. Gli operatori telefonici, non so se anche voi avete avuto la stessa impressione, però privilegiano molto gli nuovi utenti, quelli che si iscrivono e che magari portano il loro numero da un altro operatore, rispetto a quelli che sono già presenti all'interno del loro parco clienti. Vi dico questo perché io cambio operatore telefonico, ho cambiato operatore telefonico in passato molte volte e guarda caso, quando me ne vado su di un altro operatore, poi immancabilmente pochi giorni dopo, poche settimane dopo, mi arrivano dei messaggi dal mio vecchio operatore che mi propongono delle tariffe bellissime per ritornare dal mio vecchio operatore. Strano, ma vero. Quindi il mio consiglio è non fissatevi molto sull'operatore perché dite: ah, alla fine è sempre andato bene, alla fine non ho mai avuto problemi. Sì, questo è vero, però come voi magari anche il vostro vicino con un altro operatore non ha mai avuto problemi e guarda caso magari spende molto meno di quello che spendete voi. Quindi chiarito questo consiglio che diciamo in generale non conviene essere fedeli a un operatore telefonico in particolare, andiamo a vedere quali sono le offerte attualmente a mio avviso più interessanti. Partirei subito dal discorso degli operatori virtuali, cioè quegli operatori che si appoggiano alla rete di un altro operatore, magari più famoso, che c'è da più tempo sul mercato, che ha la propria infrastruttura di antenne e proprio per questo magari affittano soltanto l'infrastruttura senza doverla gestire, utilizzando magari delle bande come la banda 20 che normalmente gli altri non utilizzano perché ha delle prestazioni sul trasferimento dati leggermente più basse, ma che riescono a farvi dei pacchetti e delle scontistiche molto forti. La prima e la più famosa di tutti, chiaramente la conoscerete già tutti, è Iliad, che qualche anno fa è entrata sul mercato dando veramente uno scossone incredibile a quelle che sono le tariffe dei cellulari, sia quelle degli operatori tradizionali, TIM, Vodafone, Wind, 3G e via dicendo, che quelle degli operatori virtuali. Iliad, devo dirvelo, è una delle mie preferite perché l'ho utilizzata, la sto utilizzando non sulla mia SIM principale, ma su di una SIM secondaria che utilizzo quando provo i telefoni. Non mi ha mai dato delle brutte sorprese, cioè nel senso quello che mettono sulla loro tariffa è quello che avrete tutti i mesi. Non vi attiveranno mai promozioni strane, altre cose, servizi che non volete. Sono disattivati tutti i numeri a pagamento, i famosi 144, 199 e via dicendo. Per cui ragazzi, questo è un operatore che non vi darà mai delle brutte sorprese. Unica incognita, devo dirlo, in alcune zone è un pochettino la copertura. Detto questo, se nella vostra zona la rete Wind 3, che è quella su cui si appoggiava inizialmente Iliad, adesso in teoria starebbero mettendo le loro antenne, io a dire la verità non so a che punto siamo arrivati sulla copertura, comunque se prende Wind 3 io ve la consiglio sempre tantissimo. Vi faccio vedere sul sito di Iliad, attualmente è attiva l'offerta a 7,99 dove vi danno 50 giga per la navigazione, SMS e telefonate illimitate. Vi ricordo che finiti 50 giga, se mai doveste finirli, ma sono veramente per l'utilizzo col cellulare tantissimi, non vi verrà debitato niente. Ma semplicemente potete o rinnovare immediatamente i 7,99 senza aspettare che passino
i 30 giorni, che scadono i 30 giorni da quando l'avete attivato, oppure la navigazione vi verrà bloccata e non vi verrà debitato niente in più, per cui, come vi dico, Iliad, massima trasparenza. Mentre siamo qui sul sito, vi faccio vedere anche una cosettina molto interessante. Se questi 50 giga, come vi dico, sono tantissimi, per voi sono troppi, ne volete di meno, è sempre possibile, scrollando nella pagina delle offerte, cliccate e poi cliccate qui sotto 799 scopri. Se andate al fondo della pagina, vedete che c'è un link piccolo in basso, scopri offerta precedente, e vi porterà sulla pagina dove potete attivare l'offerta precedente, che era quella 6,99 con 40 giga SMS e chiamate illimitate. Vi consiglierei sempre comunque, se avete un operatore tradizionale, non so quanto pagate, ma io sono andato a vedere le tariffe di Vodafone e TIM e hanno veramente dei prezzi allucinanti, di passare comunque a Iliad. Se poi dovreste riscontrare una copertura un pochettino incostante o avere qualche problema, potete sempre poi passare su di un altro operatore. Vi consiglio questo perché altri operatori virtuali come Kena e O-Mobile hanno delle tariffe molto interessanti che sono disponibili solo per gli utenti che arrivano da Iliad. Relativamente proprio a Kena c'è un'offerta di questi giorni attivabile fino al 30 di settembre che è veramente una bomba. Ne hanno già parlato altri miei colleghi youtuber perché è un'offerta molto interessante, che è quella di 7,99 euro al mese, dove avete 70 giga, minuti ed SMS illimitati. Potete attivarla però solo se arrivate da Iliad o altri operatori virtuali, Coop Voce, vi dicendo, altri diciamo che sono un pochettino sconosciuti. Se questi 70 giga sono troppi, Kena ad un'altra tariffa che secondo me è molto interessante, che è quella a 5,99, 50 giga, minuti e SMS illimitati. Vi ricordo che Kena utilizza come rete quella di TIM, per cui grandissima copertura. Un altro operatore virtuale abbastanza famoso è O-Mobile, che sarebbe praticamente l'operatore virtuale che si appoggia sulla rete di Vodafone, per cui anche in questo caso una copertura molto buona. Anche in questo caso, se passate da Iliad a O-Mobile fino al 21.9, quindi ancora per pochi giorni, avete la possibilità di avere anche in questo caso 5,99 al mese e avete in questo momento, in questo caso, 50 giga minuti SMS illimitati. Per cui, se nella vostra zona Vodafone prende molto bene, anche questo diciamo è consigliato. Se vi state chiedendo se questi operatori mobile abbiano un tipo di servizio che non sia uguale a quello degli operatori tradizionali come TIM, Vodafone e Wind, sicuramente avete ragione, nel senso che le bande, le frequenze che utilizzano hanno una velocità di trasferimento dati leggermente più bassa, quindi loro dicono 4G LTE, cioè fino a 100 mega. In realtà molti di questi lo limiteranno a 30 megabit al secondo, ma io vi posso assicurare che per l'utilizzo dei contenuti da dispositivo mobile, cioè smartphone o tablet, 30 mega al secondo sono tantissimi, cioè nel senso non vi accorgerete, a meno che non utilizzate il telefono o il tablet come modem per la navigazione da PC, perché comunque lo smartphone e il tablet consumano molti meno dati rispetto ad un PC tradizionale, per cui tutti i contenuti riuscirete a fruirli tranquillamente, anche i contenuti streaming. Se volete vedervi una partita sulle varie piattaforme di streaming, un film e vi dicendo, io lo utilizzo normalmente per guardarmi contenuti su Netflix, Prime Video e vi dicendo, e non ho mai avuto nessun problema anche guardandoli in HD. Ragazzi, mi raccomando, io di tutte queste cose che vi dico vi lascio i link in descrizione per andare direttamente sul sito dell'operatore, così potete verificare con i vostri occhi quello che vi sto dicendo, eventualmente vedere se le promo sono ancora attive. Vi ricordo che quella di Kena scade il 30 di settembre, quella di O-Mobile scade il 21. A mio avviso verranno prorogate, però andate sempre sul sito a vedere, verificare, tanto di lì poi potete anche direttamente attivarle, per cui lì avete sempre le informazioni aggiornate. Se il vostro operatore vi fa pagare molto, se non avete avuto la possibilità di attivare delle promo interessanti con gli operatori tradizionali,
io vi consiglio uno di questi operatori. Ripeto sempre, primo di tutti Iliad, se poi avete dei problemi potete passare tranquillamente a Kena o Mobile approfittando di tariffe molto più agevolate e molto più convenienti rispetto che se passaste da un operatore tradizionale. Ragazzi, con questo è tutto, spero di non essere stato troppo lungo, però questi argomenti bisogna spiegare un attimino bene perché chiaramente il telefono ce l'abbiamo in mano tutti i giorni, per cui sono cose a cui teniamo. Però io ve lo ripeto, non siate fissati su di un operatore in particolare, prendete chiaramente quello che nella vostra zona ha la copertura migliore, ma se vi propongono un'offerta ed è un'offerta seria per passare ad un altro operatore che nella vostra zona funziona altrettanto bene e vi fa risparmiare qualcosa, fatelo. Male che vada, il vostro operatore di partenza vi farà un'offerta migliore per rientrare con lui. Con questo è tutto, ragazzi, io vi saluto e vi aspetto sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao!